La rassegna è la scienza sotto le stelle, l'autore del libro che vi presentiamo è Marco Malvaldi, chimico e scrittore, ha esordito nella narrativa con il giallo La briscola in cinque, Sellerio 2007, il primo della fortunata serie di Barlume da cui è stata tratta la fiction televisiva I diritti del Barlume. Con il Mulino ha già pubblicato Chaos e Il Secondo Principio. Ci presenta il libro 12, un numero che mette d'accordo editore Il Mulino. L'autore conversa con Claudio Pettinari, ospite storico del Festival Passaggi, docente dell'Università di Camerino. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università di Camerino e con Coppe Alleanza 3.0. Buonasera. Io non nego un po, di, un po' di emozione stasera. Io sono un chimico e quando mi sono avvicinato per la prima volta ai libri di Marco Malvaldi scopro che Marco Malvaldi è anch'esso un chimico. Un chimico, non del diciamo per noi, Accademici vecchi, diciamo, dove ancora i settori disciplinari contano, non del mio stesso settore disciplinare, ma un chimico comunque molto vicino, vicino tutto sommato anche nel, eh, nello spazio. Ricordavamo prima come si partecipava a congressi che erano chiamati tosco-umbro-marchigiani, che venivano svolti di volta in volta nel diciamo nelle varie regioni proprio per scambiare fra eh, questi ricercatori le, le, le proprie idee e le proprie attività. Acquisto il libro e con mia sorpresa all'interno del libro non c'è la chimica, anche se il fatto che secondo me Marco Malvaldi fosse un chimico un pochettino emergeva. Allora io intanto Faccio una domanda breve, breve. Tu sei stato in piazza prima? Sì. Hai guardato l'orologio? Sì. Come no. era scritto il 4? Quello non l'ho guardato, non ci ho <ride> fatto caso, ma sono abbastanza confidente che sia scritto come dico io. Allora, eh, intanto ti comunico che è scritto esattamente come dici tu, <ride> quindi, quindi assolutamente è scritto in quella maniera lì e poi dopo spiegherai tu perché è scritto in quella maniera. Però la prima domanda, prima diciamo, di entrare poi nel, nel testo, nel libro, eh, la prima domanda è perché Marco Malvaldi decide da, da chimico di iniziare a scrivere e perché scrive in maniera così poliedrica romanzi, saggi, eh, diciamo, testi che eh, possono sembrare magari anche di altre discipline, dalla matematica alla fisica qualche volta anche chimica, no? da architetto dell'invisibile e altro, ma eh, anche spaziando un po' tante discipline. Allora, innanzitutto, salve a tutti, grazie di essere qui stasera, spero di passare, speriamo di passare un po', grazie di tempo insieme prima di andare a investigare il mistero dell'orologio, spiego, e eh, la cosa ha a che fare con una persona, in un certo senso ha a che fare proprio con una persona che è stata il mio presidente di corso di dottorato e una persona importante anche per la ricerca eh, di Claudio Pettinari, cioè proprio Fausto Calderazzo, professore di chimica. Spiego, io eh, dopo aver studiato, io sono un chimico teorico. Quindi cosa significa? Io faccio solo ed esclusivamente conti al computer. A parte i laboratori didattici, non sono mai entrato in un laboratorio, se anche ci fossi entrato mi avrebbero gentilmente accompagnato fuori e avrebbero fatto bene. E io giungo al, al termine dei miei studi e devo fare la tesi, tesi di laurea, e vengo quindi mh, assegnato a una stanzetta meravigliosa del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa che Claudio conosce, che la maggior parte di voi spero non conosca, perché è l'edificio più brutto dell'emisfero nord. È una specie di carcere progettato secondo criteri bulgari, con le inferriate, è un dipartimento di chimica e quindi ha un odore piuttosto penetrante. La mia stanza, che per inciso è davanti ai cessi, non sto scherzando, è attraversata da una crepa che corre da un angolo all'altro della parete. C'è un dissesto statico e c'è un cartello fuori che dice attenzione non entrare in questa stanza in più di tre persone contemporaneamente. In questa stanza io e gli altri miei cinque compagni di tesi, 5 più 1 fa 6 che è il doppio di 3, abbiamo passato un anno non particolarmente tranquillo. Il dissesto statico era stato sanato, la crepa era semplicemente una crepa di vernice ma nessuno aveva tolto il cartello. Quindi, noi abbiamo, siamo stati convinti di rischiare la vita per parecchie settimane. Quindi inizia la tesi che eh, comincia all'inizio, è divertente, devi scrivere un codice di calcolo, devi testarlo e alla fine devi testarlo, devi premere enter e guardare il risultato, premere enter e guardare il risultato ad libitum. Non ne puoi più. Inizio, eh, scrivo, e scrivo, un, scrivo questo gialletto, la briscola in 5, proprio per evadere con il cervello da un posto dal quale non posso evadere con il corpo perché comunque io insomma la laurea la volevo così come voglio continuare a fare ricercatore quindi faccio anche il concorso per il dottorato di ricerca mi iscrivo al concorso vinco il posto grazie a un combinato disposto di talento intelligenza e studio perché i posti erano 16 i candidati erano 11 quindi diciamo c'è stato un po' da, da patire però alla fine siamo arrivati lì e eh, inizio il dottorato e vengo immediatamente eletto rappresentante dei dottorandi di ricerca del mio anno in quanto unico beota che non si presenta alla riunione nella quale viene eletto il, eh, il, 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 il rappresentante dei dottorandi. Quindi mi becco questo meraviglioso compito che consisteva nello scrivere i verbali. Scrivere i verbali, dei, i verbali degli incontri con, del consiglio di dottorato in, in, in Scienze Chimiche. Un documentario sull'etargo dell'orso marzicano è più appassionante, quindi io a un certo punto dico al nostro direttore, proprio per appunto Fausto Calderazzo, professore guardi, il verbale lo scrivo fra due o tre giorni, lo metto perché oggi ho da un po' da lavorare... No, Malvaldi, eh, va scritto subito il verbale. Sì, ma io ci avrei da fare... Cioè, tanto non lo legge nessuno. Gelo. Il verbale lo leggiamo. Icrodus, alta. Se davvero qualcuno legge il verbale, prima di tutto, sondaggio d'opinione, quanti di voi in vita loro hanno mai letto un verbale di consiglio, di dottorato, o si accingerebbero a leggere un verbale dei consigli di dottorato. Tu non conti. Sono coordinatore del Ecco, ecco sì. Questa, diciamo, l'eventualità era abbastanza improbabile, ma era facile. Se invece del, di scrivere il solito verbale, scrivi un verbale un po' scherzoso, lo scrivi in italiano medievale, scrivi il verbale, effettivamente, però lo scrivi sotto forma di cavalieri della tavola rotonda, che si ritrovano Giunsero quindi in quell'anno dalle più remote province del regno dodici valenti cavalieri e si accomodarono a una tavola rotonda, ma con apposite scanalature per accogliere le loro pance enormi. E que Scrivo questa cosa piena di cavolate dicendo: se davvero lo leggono, domani succede un casino mostruoso. Niente. Come si dice dalle mie parti, ci prendo gallo, comincio a prenderci gusto, inizio a scrivere questi verbali in maniera sempre più cretina, sempre più articolata, sempre cambiando modo di scrivere, sempre cambiando contesto: una volta verbale di polizia, una volta favola, una volta racconto con gli alieni, sempre irti di cretinate. Non succede niente, non succede niente, non succede niente, fino al giorno in cui, per motivi per me incomprensibili, due dottorande, non una, due dottorande, leggono uno dei verbali. Si parlava di soldi, si parlava di ridare i soldi delle missioni, perché all'epoca i dottrandi anticipavano i soldi per le missioni che poi venivano restituiti. E io scrivo in questo verbale: per, siccome il Dipartimento aveva inventato un, una procedura piuttosto perversa per ridarci i soldi, bisognava prendere tutti gli scontrini, spillarli uno dopo l'altro a un foglio e scrivere accanto a penna dove li avevamo spesi e quanto avevamo speso. C'era già scritto sullo scontrino, ma. Tante volte così, io scrivo così, e ben sicuro che noi, con i, soldi del, con i soldi che ci dà il Dipartimento, non ci andiamo a puttane, ma bensì facciamo ricerca. Queste due dottorande si inalberano e dicono: Noi preferiremmo, e mi scrivono, preferiremmo che tu scrivessi verbali e qui l'errore lo commettono loro. Non mi dicono in maniera più forbita, meno volgare, più elegante, meno sboccata, no, mi dicono adatta alle persone a cui ti rivolgi. È un cross a porta vuota e il portiere si sta allacciando le scarpe. Il verbale successivo viene scritto quindi tutto in stile lochitti, tutto pupazzetti, vezzeggiativi, orzacchiotti, cuoricini, care bambine e cari bambini, non mi permetterò mai più di turbare le vostre candide anime di fanciullo. D'ora in poi siano banditi in questi documenti tutte le parole che fanno rima con azzo, erda, ulo, onzo e... Elenco, e divento virale. Mio malgrado, io vado a ridare le, 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 le credenziali di Ateneo al, al, diciamo, all'amministratore di sistema Maccheroni, che mi chiede quanti sono i dottorandi di chimica. Io rispondo: 18, in tre anni eravamo 18, e lui mi dice: Alla mailing list c'è scritta 280 persone, <ride> tutti iscritti per leggere le cretinate che scrivevo io. A quel punto c'è il romanzo nel cassetto, cinzia mai provo, lo mando, lo spedisco. No. Un, avevo la fortuna di avere un'amica che lavorava in una casa editrice che mi dà il consiglio migliore che mi poteva dare, cioè mandalo a tutte le case editrici che ti vengono in mente, proprio. A tu. Tanto, cioè, non li leggono, è proprio è questione di fortuna con la C maiuscola. Vai sulla statistica, vai, manda, 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 manda. E non lo volevo mandare a Sellerio perché mi sembrava di mirare troppo in alto. Solo che un giorno mia moglie, che è seduta qui in, in platea, la parte nascosta dell'iceberg Malvaldi, che è laggiù, mi becca mentre sto preparando la busta per Einaudi. Quindi mi mette una mano sulla spalla e mi fa domanda: Einaudi non lo mandi a Sellerio? La mia risposta è: Non so l'indirizzo. <ride> Lei va su internet, me lo scrive e mi dice: Guarda, ho già preparato la busta. Oh, io l'ho spedito a 13-14 case editrici, l'unica che mi ha risposto è Sellerio, fra l'altro anche lì con una, diciamo, eh, con una dinamica piuttosto curiosa, era andato a fare un colloquio di lavoro, mi squilla il cellulare, io rispondo, senza farci caso, no? era epoca pre-smartphone, non guardavi il numero di telefono, cioè, pronto, salve, lei è Marco Malvaldi? Cioè, sì, salve, sono Antonio Sellerio. I tuoi amici sanno che hai mandato il libro, l'hai fatto leggere, sono mesi che fermi la gente per la strada e dici: Sai che ho scritto un libro e vedi la gente che si vela lo sguardo, diventa vitreo e cercano di fuggire? È chiaramente uno scherzo. Quindi io rispondo: Sì, io sono Joseph Stalin e butto giù. <ride> Risuona il telefono 30 secondi dopo col prefisso 091, che è il prefisso di Palermo. Io rispondo col pollice tremante. Sento sempre la stessa voce molto educata, lei è sempre Marco Malvaldi? Cioè, sì, io sono davvero Antonio Sellerio. Ah, io incomincio a approfondermi in scuse, e lui mi dice una cosa bellissima. Mi dice guardi, non si preoccupi, mediamente fate così, cioè quando noi telefoniamo, il libro si rifiuta per lettera ma si accetta con una telefonata. E l'esordiente a cui noi telefoniamo per dirgli che gli pubblichiamo, il libro mediamente ci insulta. C'è uno scrittore di cui non le posso fare il nome, Carlo Lucarelli, disse a mia madre, signora, lei l'accento siciliano lo imita veramente da me di merda. <ride> ecco, quindi, eh, e da lì è nato <ride> fondamentalmente tutto. Però a questo punto ci devi spiegare 12, le ore, gli orologi e il 4. Allora, eh, dopo potete vederlo tranquillamente da voi. Provate a guardare un orologio, uno di, quegli, di quei begli orologi che diciamo, stanno sulle torri campanarie delle nostre città, e vedrete che i numeri sono scritti in numeri romani: Uno, due, tre e quattro come è scritto? Quattro. I, 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 non una I e una V. Il ricercatore si domanda perché. Perché? 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 Il ricercatore si domanda perché. Allora, il ricercatore è bastardo e lo domanda a voi: perché? Allora. Io lo so, l'ho letto. <ride> proviamo a fare un conto. Se uno fa un conto, si rende conto che, il, eh, scrivendolo in questo modo. Innanzitutto, dice: mh, questa cosa qui. Allora, io sto facendo il furbo come se l'avessi capita da solo. Non l'ho capita da solo, me l'hanno spiegata. La persona che me l'ha spiegata mi ha detto, fatti una domanda, come sono scritti i numeri? Sono dipinti? Sì, ma sempre. Di solito sono in rilievo, sono fusi nel bronzo, anzi sono fatti di bronzo, mi dice, per me chimico bronzo significa fusione, fusione significa stampo e a quel punto hai l'illuminazione. Se tu scrivi i numeri in questo modo, uno, 2, 3 e 4 e poi continui, ti rendi conto che hai un certo numero di lettere i, un certo numero di lettere v e un certo numero di lettere x. Per essere precisi hai un numero di, eh, di i che è, sono un multiplo di 4 rispetto al numero di v e al numero di x. Queste eh, praticamente hai, il, il numero preciso mi sembra che siano eh, x. Sono 3x, 3v e eh, 15i, se non... 15. che sono, basta dividere per 3, fai uno stampo con 5i, una x e una v e hai uno stampo solo. E lo puoi usare tre volte. È molto più pratico, non butti via bronzo, basta semplicemente scrivere il 4. Non come IV, che ti manderebbe tutto nel casino, ma come IIII. È semplicemente economia. Questo ti fa pensare perché noi siamo abituati a pensare ai numeri in una maniera non concreta, in una maniera astratta. Che, che differenza c'è scrivere IV oppure scrivere IIII? Per noi nessuna, ma se lo devi fare in bronzo, se il bronzo costa... Intanto in quel modo risparmi del materiale, fai attenzione risparmi del materiale. C'è un passaggio tra l'astratto e il concreto che è secondo me un po' tutta l'essenza del mestiere del chimico, cioè il dovere in continuazione fare la spola fra l'astratto dei numeri e delle formule e la materia. È quello che deve succedere perché alla fine... La chimica non è nient'altro che questa, C'era un grande chimico, Jean Perrin, diceva che la chimica è l'arte di capire i fenomeni visibili ma incomprensibili in termini di oggetti invisibili, gli atomi, ma semplici da capire. E questo è quello che mediamente il chimico fa, tenta di capire e ha come riscontro, come feedback qualcosa che succede per davvero, qualcosa di, di tangibile, di materiale. Non ti puoi basare solo sui tuoi sensi per capire la chimica. Io ti do un bicchiere pieno di un liquido trasparente, giallo paglierino, limpido, di viscosità abbastanza elevata e ti chiedo, è chiara d'uovo o è nitroglicerina? Puoi fare un esperimento per scoprirlo, puoi scaldarla. Se è chiara d'uovo diventa un solido bianco. Se è nitroglicerina, pum! Lo stesso con il marzapane e con l'esplosivo C4, non... Non, fatelo. non fatelo a casa. Senti, andiamo al libro e andiamo al numero 12, questo numero non mi sarei mai aspettato un libro con il numero 12, magari mi aspettavo un 3, un 9, un 7, ma 12 è veramente strano, diciamo, e quando l'ho letto no? invece... Ho iniziato ad apprendere che questo numero ha delle radici importanti. No? Le, non solamente contare, ma anche raggruppare. No? Questo e poi ci spiegherai come si conta e perché in dozzine. Ma soprattutto è un numero che eh, diciamo, rappresenta anche eh, tanti gruppi di persone, che viene scelto spesso per rappresentare gruppi ben definiti di persone giudici, tribu cioè, tribunali, apostoli e quant'altro. Eh, allora, questo a voler essere poco sinceri potrebbe essere il punto di partenza, perché ho scelto il 12, perché se ci fate caso, il 12, i gruppi di 12 persone tornano molto spesso. E io mi ricordo di aver visto eh, questo, questo film quando ero piccolo, quella sporca dozzina, 12 condannati a morte che tentano di entrare in un castello eh, custodito dai nazisti perché, appunto, è la loro diciamo, occasione di riscatto a casa di mio zio Don Piero Malvaldi, che è un prete, quindi circondato da libri che parlavano di un'altra dozzina di persone, diciamo, mh, che, avevo, che accompagnavano però sempre in un'impresa un molto nobile. E questa cosa all'epoca non mi colpì, poi ogni tanto. Questa cosa è tornata, 12 erano gli apostoli, 12 sono quella sporca dozzina, 12, subito dopo quella sporca dozzina iniziò un Perry Mason, sono i componenti della giuria nei, nei paesi anglosassoni. Per combattere il male, 12. Quanti sono i cavalieri della tavola rotonda? Lì dipende, alcuni dicono 12, altri dicono 30, altri dicono 300, ci sono, però 12 è una delle versioni accreditate. 12 12 12 12 12 Perché questo 12? Eh, non c'è una spiegazione, almeno non c'è una spiegazione certa. C'è un'osservazione abbastanza curiosa che ha fatto un antropologo inglese Robin Dunbar che ha scritto un libro molto interessante, ben più interessante di questo, che si intitola Di quanti amici abbiamo bisogno? Punto interrogativo dove eh, fondamentalmente parla delle cerchie delle conoscenze. Ognuno di noi ha intorno a sé, come se fossero delle, dei veli di cipolla, dei cerchi concentrici di persone a variabile importanza. Ci sono i nostri familiari stretti, tre di solito, poi ci sono gli amici, ci sono le conoscenze, ci sono gli amici degli amici e c'è... Uno dei nuclei più interni, il secondo nucleo più interno è il cosiddetto nucleo della simpatia. Qui simpatia è usato in senso inglese, sympathy, in inglese non significa simpatia, significa lutto. Il numero della simpatia è il numero di persone la cui morte improvvisa vi lascerebbe sconvolti. Per la maggior parte di noi questo numero è 12. Intorno a noi... Sono circa 12 nel corso della nostra esistenza le persone la cui morte improvvisa ci cambia l'esistenza. Ecco, qui ti viene un sospetto, cioè forse stai facendo della numerologia, cioè forse stai notando un qualcosa che non ha il minimo senso. Però in fondo se lo fai onestamente, se lo fai dicendo forse sto facendo della numerologia, se non credi di aver scoperto niente di eclatante, ma semplicemente noti delle, eh, delle ricorrenze, delle, delle periodicità e ne parli, tutto sommato eh, fai l'operazione che ci si aspetta secondo me in un saggio. Secondo me i saggi, i libri diciamo, di questo genere, non servono tanto per imparare quanto per incuriosire, quanto per dire Toh, a questa cosa effettivamente non ci avevo mai pensato. Il termine saggio viene da un signore francese che si chiamava Michel de Montaigne e i suoi libri erano SI in, SIE in francese significa provare e i suoi erano letteralmente dei tentativi, delle prove cominciava Michel de Montaigne a considerare un pensiero partiva da una frase, da un qualcosa che gli avevano raccontato e provava a vedere quanto avanti andava in quel pensiero alcuni degli SI di Montaigne sono veramente brevi uno in particolare mi ha sempre colpito si intitola Sui pollici. Sono tre righe. Un saggio credo più breve dell'universo, e consta delle seguenti, delle seguenti tre righe. Un tale, non mi ricordo chi, mi ha raccontato che un condottiero, dopo aver sconfitto i nemici in battaglia, tagliò loro i pollici perché non potessero più impugnare le armi. Punto. È evidente che non è riuscito ad andare oltre è un SI, è una è un prova allora io ho provato a giocare a calcetto e quando provavo a giocare a calcetto spesso diciamo si fanno le squadre tu più forte di qua, tu più forte di là e io rimanevo in fondo e spesso si andava in porta a fare il portiere tu non solo nel, nel libro Parli del, del fatto che si può andare a fare il portiere, ma addirittura si può andare a fare il portiere di riserva. Marco Malvaldi si è mai sentito portiere di riserva? Per circa 50 anni. E io appunto io ho cominciato a giocare a calcio come tutti i bambini della mia età, no? Avevo un fratello, fra l'altro, piuttosto forte a giocare a calcio, vado anch'io a giocare a calcio, sono mancino naturale. Il mio allenatore avrebbe detto che avevo due piedi sinistri, ma questo è un altro paio di maniche. Sono, mi convinco che il mio numero, appunto, sia l'11 e che farò delle meravigliose sgroppate sulla fascia sinistra. Era l'epoca, appunto, in cui i numeri di maglia si davano per ruolo. Per ruolo. E, e lì, appunto, il cambio è stato labilissimo da un punto di vista numerico, ma sostanziale da un punto di vista eh, pratico, cioè da 11 a 12 portiere di riserva, cioè stai lì per favore e per giocare devi pregare che si faccia male, non uno a caso, quello lì che oltretutto non corre nemmeno. È chiaro che la mia che carriera non si fa male. e che non si fa male mai, dai, cioè, siamo seri. È brutto passare le partite sperando che qualcuno dia una scarpata in faccia a un tuo compagno di squadra, no? E, e quindi, eh, diciamo, la mia carriera di calciatore è durata abbastanza poco. Però anche questa cosa della numerazione delle squadre ti colpisce perché in quel periodo lì era il 1982, chiaramente lo passo a guardare i mondiali, come, eh, come la maggior parte di voi si ricorderà. e eh, Vedo che mentre appunto nei, nei campi nel campionato che guardavo religiosamente il novantesimo minuto, oppure il secondo tempo di una partita a caso che veniva mandato dal Rai 2, se siamo in epoca precolombiana, si era in un'epoca in cui anche chi raccontava il calcio lo faceva in maniera umoristica. Immaginatevi che nello stesso, nello stesso periodo, 1982, io vedo in un 90 minuto Beppe Viola che, dopo un Inter Milan 0-0, manda come servizio la partita dell'anno precedente, dicendo perlomeno questo era calcio. La partita di quest'anno è stata talmente noiosa che ci vergogniamo a mandarla. Era un, un qualcosa di veramente umoristico. Mi ricordo Cesare Castellotti da Torino, io sto per il Torino, che in due occasioni si tagliò i baffi fra il momento in cui aveva enunciato il servizio e il, il momento in cui gli ridavano la linea. Quindi vediamo un Castellotti con i baffi che lancia il servizio, finisce il servizio e Castellotti non ha più i baffi, nello sconcerto del conduttore, del povero Paolo Valenti. Io, nel vedere invece i mondiali dell'82, vedo una numerazione totalmente diversa. I, nu I giocatori hanno le maglie a caso. Addirittura c'è cioè, l'Argentina si permette di fare una cosa folle: Ardiles, Ardiles Osvaldo Carlos Ardiles, che è un giocatore, su, di un centrocampista di fascia, che è il numero uno. Il portier, a questo punto vedete: il portiere che numero ha il 7. Si chiama Ubaldo Matildo Figliogli, che è un nome da libro di, Gar di Gabriel García Marquez e ha il 7 sulla maglia, quanto basta per sospettare che non sia vero quello che stai vedendo. E scopro che appunto l'Argentina dà i numeri di maglia in ordine alfabetico, 1, 2, 3, Ardiles ah, si becca l'1, Figliol si becca il 7, l'unica, l'unica, eh, a questo punto ti chiedi chi, chi becca il 12. Il, il mio amato 12 sulle spalle di chi va, chi è il dodicesimo in ordine alfabetico è Diego Armando Maradona, che però è il 10 perché prova a far giocare Maradona col 12. Cioè. E questa cosa, il 12, continua a, a tornare: e anche, è uno dei pochi frangenti, appunto, le maglie la da calcio in cui il, il 12A è uno dei numeri che spiccano di più, è uno di quelli che vedi meno. Anche lì ai mondiali imparo che io ero convinto che il portiere di riserva avesse il 12 e che la cosa fosse universale. Vedo invece che nelle altre squadre appunto 7, 3. Tutte, tutti quelli che hanno una numerazione, diciamo così, usuale hanno il 12 hanno il 16. Scusatemi, il portiere di riserva. Però a me questa cosa, io da piccolo ero molto come molto spesso siamo esterofilo su tutto quello che non, non facevano i non italiani. Mi sembrava vaganzo, per cui. Chiedo, dico, ma perché non lo facciamo anche noi babbo di mettere i numeri in ordine alfabetico? E mio padre mi stronca, dicendomi: Guarda che siamo stati i primi a farlo, ma non se n'è accorto nessuno. È così. I primi a mettere i numeri di maglia in ordine alfabetico sono stati proprio gli italiani, in un mondiale disgraziato, quello del 66. I numeri erano dati in ordine alfabetico. Quindi. I tre, portieri aveva, I tre portieri, che erano chiaramente anche loro tre giocatori, avevano i numeri in ordine. Per cui il 2 era Anzolin. Il 15, se non sbaglio, era Pierluigi Pizzaballa, il terzo portiere. Qual era la fregatura? Che il primo portiere, er, il primo portiere era Enrico Albertosi, che si becca il numero 1 di default, lo stesso. Non se ne accorge nessuno. Quindi abbiamo avuto un'idea ganzissima. E poi arriverà Pacdoic e, eh, <ride> e ci chiarerà che abbiamo altri problemi non numerici. Allora, ne abbiamo parlato anche prima. No? La chimica, chimico, se noi dovessimo chiedere a quante di queste persone piace la chimica, alzare la mano e così via, le mani probabilmente Grazie. non si alzerebbero. L'idea che la chimica sia una disciplina arida, che i chimici siano persone aride, e poi invece eh, diciamo, si scopre che eh, chimica e letteratura, chimica e poesia, chimica e musica. Il legame tuo con la musica è un legame molto forte, molto importante e anche nel, nel, nel saggio nelle 6.12 si vede benissimo questo legame forte con, con la musica, i 7 più 5, no? tanto per, che, che ritornano queste note, questi pesi che, che vengono fuori. Dimmi la tua. Allora, sul fatto che la chimica sia arida, basterebbe pensare a da, do, da cosa nasce la chimica, quando è che l'uomo inizia a fare chimica, quando cerca in qualche modo di cambiare... La natura intorno, intorno a lui. Se, eh, e per capire quanto può essere non arida la chimica, eh, io racconto solo una storia. Eh, è la storia di un uomo che paradossalmente eh, può essere considerato un benefattore dell'umanità e al tempo stesso un enorme criminale. Perché, grazie alla chimica, quest'uomo ha salvato dalla morte per fame milioni di persone e, grazie alla chimica, ne ha uccise decine di migliaia. Beh, eh, credo che Claudio sappia benissimo di chi sto parlando. Si parla di Fritz Haber. Fritz Haber è un chimico tedesco ed è lo sviluppatore del, pro del cosiddetto processo di Haber-Bosch. Il processo di Haber-Bosch è un processo che permette di sintetizzare ammoniaca a partire dall'azoto. Azoto è un gas che ci circonda, il 70% dell'aria che respiriamo è fatto da azoto. Questo nome, azoto, significa il senza vita, è un nome veramente ironico, perché gli amminoacidi contengono azoto, le molecole, eh, questo, questo N2, questa molecola è talmente stabile, che se tentate di staccare, se tentate di decomporla per tornare N2 per tornare nel suo stato stabile è disposta a fare di tutto, gli esplosivi sono comunemente a base di azoto, i fertilizzanti sono a base di azoto, quando una molecola è stabile significa che i suoi componenti separati non lo sono affatto e farebbero di tutto per tornare al loro stato più stabile, ecco Fritz Haber è la persona che appunto per, eh, riesce a Far reagire l'azoto, molecola piuttosto inerte, e ottenere ammoniaca. Da questa ammoniaca si possono ottenere i fertilizzanti di sintesi. Può sembrare strano, ma nella prima metà del XX secolo, nel 1900 in Germania, la gente letteralmente moriva di fame. Non c'era abbastanza, eh, abbastanza da mangiare per tutti. E l'arrivo dei fertilizzanti, Artificiali dei fertilizzanti di sintesi permette di aumentare in maniera spettacolare la resa dei campi. Si calcola che i fertilizzanti chimici abbiano salvato la vita a qualcosa come 10 milioni di persone nel corso degli anni precedenti la prima guerra mondiale. Poi arriva la prima guerra mondiale e il signor Fritz Haber, che sgombriamo subito il campo da qualsiasi tipo di ipotesi, è un grandissimo chimico, ma è anche, perdonerete il francesismo, un enorme stronzo. Eh, è anche la persona che sintetizza i eh, prodotti eh, a base di fosforo che vengono usati come gas asfissianti durante la guerra. L'iprite, il gas mostarda, viene sintetizzato da, Bosch, che non solo, da, scusate, da Haber, che non solo lo sintetizza, ma lo usa. Indivisa da colonnello bello entusiasta, va a lanciare i suoi gas durante le battaglie. È una vergogna tale per la famiglia che la moglie, mentre è, in, mentre è in missione, si suicida. Ecco, abbiamo di fronte una persona che ha salvato la vita a milioni di persone e ha ucciso direttamente decine di migliaia di persone. Se voi trovate questa storia arida, io la trovo piuttosto terrificante, ambigua e eh, in qualche modo esemplificativa di quello che la chimica è. Eh, la chimica è. Potentissima è il modo in cui noi possiamo modificare la natura intorno a noi alle sue stesse regole. Eh, la gran parte dei fenomeni che noi vediamo accadere durante la nostra vita stanno diciamo nel range di azione della chimica. Devo un bicchiere d'acqua a una temperatura di circa 20 gradi stasera. Un po' di più. Eh, se fosse alla temperatura delle stelle non, mi son... non esisterebbe nemmeno, se fosse alla temperatura dei pianeti che orbitano intorno a noi sarebbe ghiaccio a una temperatura tale da sfondarmi l'esofago, gran parte dei fenomeni che noi vediamo accadere sono fenomeni che avvengono nel range di energie della chimica, temperature affrontabili a energie affrontabili, non sono processi di fusione nucleare nelle stelle, non sono processi ultrafreddi, non sono sono cose che accadono appunto alle temperature e alle energie che noi consideriamo ordinarie. E la chimica è proprio quello che ci permette di combinare insieme eh, gli, gli, gli elementi, le molecole, per permetterci in qualche modo di controllare eh, meglio, eh, meglio la natura. È chiaro che nel farlo ogni tanto ci scappa un po' la mano. Eh, però molto spesso tendiamo a scordarci cosa la chimica ha fatto. Già il fatto che siamo in questo momento 8 miliardi di persone sulla Terra dovrebbe insomma, aiutarci a capire che le nostre condizioni di vita nell'ultimo secolo si sono abbastanza, insomma, abbastanza migliorate. Però anche qui, per, per vedere come a volte perdiamo un pochino di vista quello che è il significato della chimica. L'acqua che, che stiamo bevendo è contenuta in un bicchiere di plastica, materiale esecrabilissimo. La plastica, le microplastiche, la plastica inquina, vero? Mm. Però vi faccio una domanda: eh, quanti di voi hanno in casa la corrente elettrica? Beh. Beh, se non avessimo a disposizione un materiale in grado di isolare la corrente. Voi, voi vivreste in una casa in cui i cavi sono isolati dal legno? Non ve lo consiglio, non sarebbe né facile né sicuro. Buona parte della nostra vita odierna si basa su apparecchi elettrici ed elettronici e per avere elett apparecchi elettrici ed elettronici funzionanti occorre isolare la corrente elettrica. E quale materiale serve per isolare la corrente elettrica? Se ne trovate uno diverso dalla plastica ragazzi. Avete fatto bingo. Ecco, non, questo non sto dicendo che la chimica sia buona, né che la chimica sia cattiva, la chimica è conoscenza, è la capacità di cambiare il mondo intorno a noi, poi dobbiamo farlo con scienza e coscienza chiaramente, però eh, diciamo senza la chimica sono abbastanza sicuro di poter dire che vivremo piuttosto peggio. Ti devo rispondere. Devi rispondere alla seconda parte della domanda. Io, me la cioè, sono scordata. Il, il tuo legame con la musica <ride> e il tuo legame con la letteratura. Allora, il mio legame con la musica è un legame piuttosto eh, bello, anche qui bello e brutto. Fra le, eh, abbiamo capito che il talento di giocare a pallone non mi è stato assegnato alla nascita. Per quanto riguarda un altro talento, la cosa è andata in maniera più crudele. Sono stato sempre convinto di averlo, fin quando non ho tentato di fare quel lavoro. Io sono, ho studiato canto lirico, volevo fare il cantante lirico di lavoro, l'ho fatto per un certo periodo, fino ad arrivare al punto in cui eh, sono entrato in un ensemble, io ero specializzato in musica barocca, e mi sono trovato a cantare in un gruppo barocco. Abbiamo fatto anche eh, diversi concerti. Ad alcuni di questi concerti c'erano addirittura delle persone. Il, la musica barocca è facile capire quando si tratta di musica barocca o tardo rinascimentale. Di solito gli strumentisti sono di più degli spettatori. Ma in uno di questi concerti io mi trovo. A cantare accanto a un ragazzo, un controtenore, cioè un uomo che canta con voce da donna in falsetto, che si chiama Filippo Mineccia. Se andate a cercare sui vostri cellulari Filippo Mineccia, scoprite che è uno dei più grandi controtenori del mondo. Ecco, sì, boia, appunto, perché quando hai accanto uno del genere ti rendi conto immediatamente che lui ha qualcosa che te non hai. Io adoro la musica barocca, continuo ad ascoltarla. Eh, fra l'altro, anche qui il destino si è eh, diciamo in qualche modo divertito perché eh, il mio sogno sarebbe stato proprio quello di essere un falsettista, un controtenore, uno che canta in falsetto. Se ascoltate la mia voce, capite quanta distanza c'è fra me e un controtenore. Io ero un basso profondo, Beh, il Caronte, il Plutone della situazione, eh, però, appunto, ho visto, toccato, sentito. Quello che, è il, diciamo, quello che era la, la capacità di un grande cantante, allora non era ancora famoso Filippo, ma si capiva che lo sarebbe diventato, e eh, credo di non aver più cantato da quel giorno in poi, sì. vero? Ecco, più, bah, so sotto la doccia e, ve, e vengo <ride> invitato al silenzio. Eh. C'è un capitolo nel libro che è dedicato a... La matematica modulare, se vogliamo, no? Le, la, Marco Malvaldi e, e diciamo la voglia di mandare messaggi cifrati. <ride> Piuttosto che no? Le, se, se è un gioco che hai fatto sempre, anche da bambino, no? come abbiamo fatto un po' tutti, no? provare a, a giocare con, con gli amici a mandare dei de messaggi che solo loro potevano decrittare e quant'altro. Eh, questo è, è un po'. Da bambino non sai che la matematica ti potrebbe aiutare a fare tutto questo, no? Da bambino la matematica è quella roba che tentano di insegnarti a scuola con, con triangoli, con operazioni misteriose ti, eh, e non ti dicono quante cose belle e interessanti potrebbe servire tipo mandare messaggi segreti. Il, in realtà la matematica della, della cifratura è una cosa interessantissima e... La cosa interessante è che studiando la matematica della cifratura scopri che sono possibili operazioni che in, in teoria ti sembrano deliranti. Per esempio, se io e lei vogliamo scambiarci un messaggio segreto, dobbiamo metterci d'accordo prima su una chiave, giusto? Beh, no, non è necessario. La cosa bella è questa. Immaginiamo che io e lei ci vogliamo mandare un messaggio segreto. Io non faccio altro se non fare questa operazione. Prendo una cassetta, ci scrivo un messaggio, il messaggio che le voglio mandare, poi chiudo la cassetta con un lucchetto di cui solo io ho la chiave e poi gliela mando con una lettera di istruzioni. La lettera di istruzioni dice la seguente cosa: prenda la cassetta, non faccia niente, compri solo un lucchetto di cui solo lei ha la chiave chiuda la cassetta a sua volta con il suo lucchetto e mi rispedisca la cassetta. Quindi io spedisco chiusa a chiave, lei me la rispedisce chiusa con due lucchetti, il suo e il mio. Io a questo punto apro il mio lucchetto, di cui solo io ho la chiave, e le rispedisco la cassetta. Lei a questo punto ha la cassetta chiusa solo con il suo lucchetto, può aprirla e leggere il messaggio segreto. Non ci siamo messi d'accordo sulla chiave, ci siamo messi d'accordo solo sul metodo. Ed è un metodo che funziona automaticamente. Ecco, la cifratura chiave pubblica funziona secondo questo principio. Noi possiamo scambiarci un messaggio segreto semplicemente mettendoci d'accordo sul metodo che usiamo e le chiavi saranno palesi. Io le darò un numero. Lei mi darà un numero, useremo quei due numeri dicendoli tranquillamente a tutto il mondo, ma nessuno potrà leggere i messaggi che ci mandiamo. Se qualcuno mi avesse detto una cosa del genere quando ero bimbo sarei impazzito, mi sarei, eh, mi sarei messo a studiare subito queste cose. Non me lo avrebbero potuto raccontare quando ero bimbo perché questo metodo non esisteva ancora, <ride> molto semplicemente. Era, è un qualcosa che è stato uh, scoperto alla fine degli anni Ottanta è stato scoperto in due o tre punti eh, diversi del mondo. Fra l'altro una cosa curiosa è che eh, eh, la, diciamo, la forma definitiva della cifratura a chiave pubblica è stata formulata da tre matematici, eh, Rivest, Shamir e Adelman. Se qualcuno di voi si ricorda le chiavette che dava un tempo la banca, per fare, per, fare, diciamo, per fare le operazioni online chiavette che premevi e che davano sei numeri avevano scritto RSA quella RSA sta proprio per Rivest, Shamir, Adelman quando i tre pubblicarono l'articolo che diciamo con la base del metodo la cosa buffa è che non si erano resi conto di quello che stavano facendo cioè il, addirittura Ron Rivest pensò: Questo è il lavoro meno interessante che ho fatto in vita mia. L'ho pensato fin quando non gli hanno bussato i servizi segreti a casa, dicendogli scusi, è sua sta roba? Sì, e perché l'ha pubblicato? In che senso? Cioè, lei si rende conto delle implicazioni di questa roba? No, perché? Cioè, uno dei tre che aveva pubblicato un lavoro. Essenziale sulla crittografia, non aveva capito le implicazioni di quel lavoro sulla crittografia. È una delle cose bellissime della scienza. Cioè, molto spesso chi fa scienza, chi fa ricerca, si occupa di questioni che non solo ai profani, ma anche alla maggior, maggior parte dei suoi colleghi possono sembrare letteralmente ginecologia degli angeli. Eh, che cosa fai? Sto cercando che caratteristiche deve avere. Io avevo un, un amico matematico che mi, eh, studiava. Le caratteristiche che dovrebbe avere un numero perfetto dispari. A, quel, a che io gli chiedevo, ma cos'è un numero perfetto dispari? Fammi un esempio di numero perfetto dispari. Lui diceva, non lo so, non è stato mai scoperto nemmeno uno e probabilmente non esistono. Ma se esistessero avrebbero queste caratteristiche. A, te, a questo punto viene il vago sospetto che ti stiano prendendo per il culo. In realtà no, perché è proprio dall'unione di due o tre di queste caratteristiche che possono arrivare, eh, che possono arrivare soluzioni nuove in, in campi i più disparati della scienza. Torniamo a questi oggetti qui, meravigliosi, i computer, i cellulari, la musica digitale, tutto quello che funziona in digitale mandandoci messaggi in digitale, funziona grazie a una tecnica matematica che si chiama trasformata di Fourier. È, un è un, una tecnica che permette di prendere le onde sonore, fondamentalmente, e di trasformarle in numeri, trasformarle letteralmente in numeri. A che cosa pensava questa tecnica? Da che cosa ha origine? Ha origine da un particolare tipo di equazione differenziale. A questo punto uno si chiede, ma il signor Fourier, a metà, fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, quando risolve questo problema, ha in mente di mandare messaggi digitali hai in mente di usare questa tecnica? Per... No. Il problema che deve risolvere il signor Fourier è lievemente diverso. Il suo problema è quanto ci mette un cannone a raffreddarsi dopo aver sparato. È un problema difficile. Per risolverlo deve impostare un'equazione differenziale che non sa risolvere. La sa risolvere dopo infiniti tentativi solo. Diciamo dividendo la soluzione in un alfabeto infinito di soluzioni, è come se la soluzione fosse una parola lunghissima ma esprimibile con le lettere dell'alfabeto. È un tipo di tecnica talmente potente che può essere usata per la soluzione di quasi qualsiasi equazione differenziale e da lì parte. Viene capita immediatamente questa cosa? No. Quando Fourier fa domanda per entrare nell'Accademia delle Scienze e porta il suo articolo sulla... Tecnica della trasformata di Fourier lo rifiutano, dicono sta roba qui non serve a niente. Cioè matematici di altissimo livello che leggono questo lavoro e dicono sta roba qui a che serve? Cioè che, chi se ne frega di quanto tempo ci mette un cannone a raffreddarsi dopo aver sparato? Ecco, senza quell'articolo. E, e solo per fare un esempio, eh, anche tutti i nostri amati spettroscopi che usiamo in chimica, i nostri compact disc, la televisione digitale. Niente, scordatevi tutto questo, tutto questo grazie a un tizio francese che si chiede quanto tempo ci mette un cannone a raffreddarsi. A raffreddarsi. 12 per contare, 12 per raggruppare, 12 per codificare, 12 per decodificare, non c'è un 12 per amare. No. <ride> <ride> eh, allora il 12 c'ha questa cosa ganza, non è un numero esoterico. Molto spesso, quando andate a cercare, andate a cercare appunto i testi che danno un particolare significato ai numeri, trovate il 3, trovate il 2, trovate il 9. Prima si diceva appunto di Beatrice, di Dante che conosce Beatrice a nove anni, e eh, Beatrix con, con il, 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 il 3 scritto alla fine del nome. Troviamo alcuni numeri tante volte, altri numeri non li troviamo praticamente mai. Il 12 è uno dei numeri che non troviamo praticamente mai, lo troviamo in cose molto più banali il 12, nelle dozzine. Una dozzina non è una cosa che fa, fa pensare a delle uova, non all'amore. Ma è un numero molto pratico il 12, non è un numero alato e. e e la sua praticità sta proprio nel, nella sua facilità d'uso sia per contare sia per fare operazioni. Per contare, appunto, noi siamo abituati a contare in base 10, no? Però vi siete mai resi, chiesti perché quando uno va nel commercio la dozzina ritorna così spesso? E la usiamo anche noi comunemente, la dozzina o la mezza dozzina. Andiamo a comprare le bottiglie d'acqua al supermercato e... Eh? la famosa grossa, no? Ma anche la famosa grossa, chi di voi conosce Don Camillo, forse si ricorda il racconto Ceratom. Don Camillo che compra una grossa di ceratom, convinto di aver comprato una scatola grossa di cera per lucidare i pavimenti e scopre di aver comprato una grossa, cioè 12 dozzine. Termine commerciale una grossa di scatole di ceratom per un totale di lire, mi sembra 16.500, siamo nel 54. Praticamente ha contratto debiti per i due anni a venire. Perché si usa la dozzina? Beh, immaginatevi: vabbè, state vendendo qualcosa e contate con le dita uno, due, tre, quattro. Immaginatevi adesso di vendere qualcosa, di vendere una mercanzia che ha la tendenza a non stare ferma. State vendendo un pollo e state contando i soldi che vi stanno dando. Oppure state vendendo altre cose, oppure state vendendo a qualcuno di cui non vi fidate, per cui in una mano tenete la spada. Tante volte la discussione degenerasse. Avete una sola mano per contare, come fate? Avete tre falangi per dita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I mercanti babilonesi contavano così: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la dozzina era il numero perfetto. Oltretutto eh, questo 12 aveva anche un vantaggio ulteriore. 12 ha tanti divisori, se prendete 10, 10 può essere diviso per 5 o per 2. 12 può essere diviso per 6, per 4, per 3, per 2, il doppio. È tanto importante questa divisibilità se commerciate molto. Facciamo questo esempio per capire quanto è importante avere un numero divisibile. Era una vecchia storia, è un vecchio indovinello matematico. Un uomo molto ricco morì lasciando in eredità ai suoi tre figli 17 cammelli. Da dividersi così, di quei dei miei 17 cammelli la metà al figlio maggiore, un terzo al figlio secondo e un nono all'ultimo genito. Allora, prendiamo 17 e facciamo 17 diviso 2. Otteniamo... 8 cammelli e mezzo. Eh? Facciamo 17 diviso 3, otteniamo 5 e un mucchio di frattaglie. 17 diviso 9 ve lo risparmio. Come si fa a risolvere il problema? Si chiede aiuto a un vecchio saggio che ci presta un cammello. E abbiamo 18 cammelli. Quanto fa 18 diviso 2? 9. Quanto fa 18 diviso 3? 6. 9 più 6 fa 15, quanto fa 18 diviso 9? 2. 9 più 6 più 2 fa 17. Ridiamo il cammello al vecchio saggio <ride> e abbiamo risolto il problema. <ride> Questa divisibilità aiuta, e il 12 torna, ritorna, ritorna. Però a questo punto c'è da mettere d'accordo, appunto, le due tribù, il 12 e il 10, o meglio, il 12 e il 5, perché quelli che contano con una mano sola ti dicono: toh, 5 è la metà di 10, faccio prima. Come si fa? È semplice, si cerca un terreno comune. 12 per 5. Quanto fa 12 per 5? 60. Ecco un altro numero che torna spesso da Babilonia in poi. Quanti. Secondi dura un minuto? 60. Quanti minuti dura un'ora? 60. Il, noi abbiamo e usiamo in continuazione dei numeri e ci chiediamo a volte il perché usiamo questi numeri. Il 12 e il 60 da dove vengono fuori? Ecco da questo. Da motivi eminentemente pratici. Perché il 12 non c'entra niente con l'amore? Il 12 c'entra con la praticità. È una continua espressione del nostro tentativo di... Non farci fregare mentre vendiamo un pollo a qualcuno. Marco Malvaldi, 12, un numero che stasera ci ha messo d'accordo, edito da Il Mulino. Grazie per essere stati con noi e grazie a Passaggi.